grandissima non direi, una buona partita, via, perché ho visto alcune sbavature, alcune situazioni che potevano costarci caro, via, e quindi non è che lo faccio perché devo smorzare un po' gli entusiasmi, però chi mi conosce sa che l'anno scorso dicevo che penso che ero l'unica squadra, l'unico allenatore che diceva che voleva vincere il campionato, gli altri nessuno diceva che voleva vincerlo, no? E quindi da quel lato lì non ho problemi a 55 anni a sbilanciarmi, se quello che cerco è quello che dobbiamo fare. Però dico alcune sbavature sull'1-0, dove se loro magari sono un po' più cattivi e ci credono, così potevano costarci caro. Quindi niente, poi siamo stati bravi nelle situazioni che ci sono capitate, subito a capitalizzare, sicuramente il gol dell'1-0 è arrivato così presto, tenendo conto che loro arrivavano da una sconfitta pesante, poteva un attimino lasciare qualche conseguenza, qualche strascico, e quindi anche il 2-0, come è venuto, che chi mi conosce sa che non lo dico, per dispiace quando un portiere del calibro di Russo fa un errore del genere, preferisco fare dei bei gol che non dei gol che mi regalano gli avversari, quindi penso che quello lì sul 2-0 la partita, non dico che era finita, ma è stata sicuramente condizionata a andare subito sul 2-0. E poi siamo stati bravi a controllarla, stranamente siamo un po' più maturi e un po' più concreti, cinici in Serie D che non magari in eccellenza. Magari in eccellenza a partite di questo genere, magari sul 2-0 ci si specchiava un po' di più e rischiavamo di prendere il gol, tenendo conto con la difesa, con l'età che abbiamo, che penso che siamo una delle difese più giovani del campionato, perché 2000, 2001, 99 nella linea dei difensori ce l'hanno poche squadre. E quindi, e niente, poi la partita si è incanalata, siamo stati bravi a gestire loro, che era anche normale, primi 10 minuti, quarto d'ora del secondo tempo che provano a ribaltarla, ci può stare.